stamattina il vertice tra Alessandro Baccei e Francesca Valenti, avviato l'iter che porterà alla cessione del patrimonio al comune. Tempi brevi, garantisce il sindaco, che ha chiesto alla regione le risorse economiche necessarie. E sulle terme la maggioranza replica al Movimento 5 Stelle: rispettiamo le idee di tutti, pretendiamo lo stesso rispetto per le nostre. Sullo sfondo la diaspora sul conflitto tra commissione consigliere speciale e tavolo tecnico politico. Nuova emergenza rifiuti dopo che le ditte appaltatrici del servizio, creditrici per oltre 1 milione di euro nei confronti di Sogeir, hanno deciso di sospendere la raccolta. E come se non bastasse, si è di nuovo guastato il tritovagliatore. Ammonta a 5 milioni di euro il sequestro conservativo operato dalla Guardia di Finanza di Castelvetrano nei confronti dei soci di una cooperativa che gestisce un albergo. Indagine sul presunto utilizzo scorretto di contributi pubblici. Cultura, 6 lungometraggi, 20 corti, 11 documentari, questi numeri della 10ª edizione dello Sciacca Film Fest, che apre i battenti domani alla Multisala Badia Grande, oggi conferenza stampa di presentazione dell'evento. Ha 71 anni e continua a correre Calogero Carlino, detto Mulinedda, mitico protagonista di tante cronoscalate Sciacca Montecronio. Domenica scorsa, con la sua Fiat 500 bici vindrica, Carlino ha partecipato alla gara che si è svolta a Pergusa. Bentrovati al nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo di Terme di Sciacca. Questa mattina alla riunione a Palermo tra l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei e il sindaco Francesca Valenti, avviato l'iter che porterà alla cessione dei beni. Sentiamo. L'iter è stato avviato. Questa mattina a Palermo si è svolto l'atteso confronto tra l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei e il sindaco Francesca Valenti per arrivare alla cessione del patrimonio termale al comune di Sciacca. È stato un incontro di natura strettamente, squisitamente tecnica e quindi molto proficuo, perché oltre all'assessore Baccei ho incontrato anche tutti i dirigenti dei settori interessati alla concessione, quindi si è proprio discusso dei termini della concessione. Sono molto soddisfatta, stiamo proprio costruendo le prescrizioni che ovviamente questa concessione conterrà. E ovviamente si è anche un po' pensato di organizzare qualcosa per la consegna formale di questo patrimonio al comune di Sciacca. Sindaco, la tempistica qual è? No, ormai è questione soltanto di giorni, perché stiamo, ripeto, oggi abbiamo proprio lavorato sul contenuto dell'atto di concessione e quindi ormai abbiamo anche convenuto di sentirci non domani ma dopodomani per definire altre questioni, per limare alcune cose, quindi proprio il tempo utile per poter avere il decreto pronto, quindi veramente una questione di giorni. Ora poi tecnicamente quando organizzeremo non lo so, però a questo punto è veramente una questione di giorni. I 5 Stelle hanno definito una palla avvelenata quella che la regione sta passando al comune di Sciacca, anche in relazione alle risorse economiche che saranno necessarie a gestire questa operazione. Lei ha chiesto garanzie a tal proposito? Sì, abbiamo parlato anche di questo, sinceramente abbiamo parlato anche di questo. Io ovviamente ho anche chiesto sostegno economico, dobbiamo anche definire questi aspetti, perché è indubbio che nel momento in cui tutto questo patrimonio verrà concesso al comune, ovviamente la gestione, nelle more delle predisposizioni del bando, nelle more della scelta poi su cosa e come fare, per quanto i tempi nella nostra prospettiva debbano essere molto molto stretti, perché è logico che il nostro interesse è quello di mettere
al più presto in funzione tutto quanto, di riaprire al più presto, però nonostante ciò è evidente che comunque un margine di tempo ci vorrà, un margine temporale, e quindi in questo frangente il comune sarà onerato della manutenzione di questo patrimonio, quindi sicuramente palla avvelenata sotto questo profilo, però anche lì ovviamente ci organizzeremo di conseguenza. Sulla predisposizione del bando ha chiesto un supporto agli uffici regionali o pensa che il comune di Sciacca sia nelle condizioni di gestire anche questo adempimento? Intanto loro ci daranno tutto quello che comunque hanno ammannito in questi anni, perché la regione aveva provato a fare un bando già, e quindi tutto questo materiale ovviamente verrà fornito al comune per poter avere questa base di lavoro. Oltre a questo noi già stiamo lavorando e credo che saremo in condizioni di poter preparare questo bando. Sulle terme di Sciacca intanto c'è la replica della maggioranza dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Nessuna chiusura né ostilità nei confronti della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Riteniamo soltanto che la soluzione della Commissione Consiliare Speciale sia la migliore in quanto prevista dal nostro regolamento e contemplata dallo Statuto Comunale, dichiarano oggi i gruppi consiliari che sostengono l'amministrazione, e poi aggiungono: rispettiamo le idee di tutti, pretendiamo lo stesso rispetto per le nostre idee e non scontro a tutti i costi, ma ne parliamo nel servizio. Le osservazioni del Movimento 5 Stelle lasciano basiti. Inizia così la nota con la quale i gruppi di maggioranza replicano oggi alle dichiarazioni di ieri dei consiglieri Bilello e Curreri a proposito della costituzione dell'organismo che dovrà gestire la delicata fase che dovrà portare al bando per l'affidamento in gestione delle strutture termali. Come è noto, il Movimento 5 Stelle ha proposto tramite una mozione la costituzione di un tavolo tecnico-politico. La maggioranza propende invece per l'istituzione di una commissione consiliare speciale. Nessuna delle forze che sostengono l'amministrazione Valenti ha mai manifestato dissenso né ostilità nei riguardi della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, scrivono oggi i gruppi consiliari di maggioranza. Al contrario, abbiamo più volte manifestato la nostra condivisione politica rispetto allo spirito dell'atto in questione e alla volontà di istituire uno spazio istituzionale su una vicenda tanto complessa, con l'obiettivo di creare un confronto sereno su un tema che impone la collaborazione di tutti. Abbiamo tuttavia ragionato sulla forma e sul setto migliore da dare a questo spazio, ritenendo, a conclusione del nostro ragionamento, che la migliore soluzione possibile fosse quella istituzionale, cioè l'istituzione di una commissione speciale appositamente prevista dal nostro regolamento e contemplata dallo Statuto Comunale. Si tratta in sostanza, spiegano PD, Sciacca Democratica, Uniti per Sciacca, Sicilia Futura e Nostra Sciacca, di una soluzione normata e disciplinata, la cui istituzione è prevista per l'appunto per la trattazione di argomenti di particolare rilievo ed interesse. Inoltre, oltre ad essere completamente gratuita, non essendo previsti i gettoni di presenza per i partecipanti, consente il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti esterni al Consiglio Comunale che si ritenga opportuno interessare e che possono essere convocati, uditi e coinvolti tutte le volte che lo si ritenga utile. È vero, ammette la maggioranza, che i componenti di tale commissione speciale sarebbero consiglieri comunali con la presidenza attribuita ad un esponente delle opposizioni, ma del resto lo spirito della legge regionale che ha di fatto rimesso in moto tutto questo iter era proprio quello di responsabilizzare l'istituzione comune di Sciacca, restituendole ruolo e centralità rispetto all'individuazione della migliore soluzione possibile per riaprire le terme. Del tavolo tecnico proposto dal Movimento 5 Stelle, si legge ancora nella nota dei gruppi che sostengono l'amministrazione Valenti, non ci hanno convinto contenuti e modalità di costituzione, ma soprattutto non si capisce come un tale contenitore senza regole né poteri possa produrre risultati concreti. Di conseguenza abbiamo proposto un'altra ipotesi di lavoro che muove nella stessa direzione della mozione, non con propositi ostruzionistici o con la voglia di dire no alla trattazione della mozione, ma al contrario con la dichiarata volontà di giungere ad una soluzione condivisa e non certa
aperto ad uno scontro. Evidentemente, prosegue il centrosinistra, talune forze politiche hanno bisogno dello scontro a tutti i costi, perfino quando l'avversario vuole discutere e confrontarsi senza urlare. Noi, conclude la maggioranza, rispettiamo le idee di tutti, ma pretendiamo il medesimo rispetto per le nostre idee e confidiamo che la ragionevolezza muova le scelte di tutti, soprattutto rispetto ad un tema dove populismo e demagogia non possono prevalere. E cambiamo argomento, ci occupiamo di emergenza rifiuti. Si è di nuovo guastato il tritovagliatore, lo strumento che serve al funzionamento della selezione dei rifiuti differenziabili, ma paradossalmente questo è solo l'ultimo dei problemi che hanno rimesso il territorio davanti all'ennesima emergenza. Sullo sfondo la sospensione del servizio decisa dalle ditte appaltatrici creditrici nei confronti di Sogeir per oltre 1 milione di euro. Nel frattempo il commissario straordinario Gueli ha ritirato le dimissioni. Il punto in questo servizio di Massimo D'Antoni. Il pericolo sempre più concreto è quello di una nuova emergenza rifiuti. Da ieri infatti le ditte Bonosea e Sam hanno deciso di sospendere ogni attività e non certo solo quella che riguarda la selezione dei differenziabili. Il credito vantato è lievitato fino ad oltrepassare già la soglia del 1 milione di euro. Sogeir non paga, le imprese che non riescono più a pagare gli stipendi dei lavoratori si sono già dichiarate sull'orlo del baratro. È in questo scenario che si inserisce la notizia di oggi dell'ennesimo guasto al tritovagliatore, lo strumento che recupera i rifiuti differenziabili presso la discarica di Contrada Saraceno Salinella. Ma è in questo scenario anche che si inquadra la notizia dell'avvenuto ritiro delle dimissioni dalla carica da parte del commissario straordinario di Sogeir, Calogero Gueli. Si tratta comunque di un fatto assolutamente formale, visto che il mandato del funzionario in ogni caso scade venerdì prossimo, 15 settembre, dunque tra pochi giorni. Gueli, nelle ore che corrispondono agli sgoccioli del suo mandato, sta cercando di trovare i soldi necessari per abbattere il debito nei confronti delle ditte appaltatrici del servizio, ma si tratta di un'impresa impossibile. Sullo sfondo, infatti, c'è sempre il solito drammatico problema. Su 17 comuni solo alcuni pagano quanto dovuto, altri pagano solo una parte, altri ancora non pagano nulla. La verità è che a sostenere le conseguenze della sospensione del servizio, raccolta differenziata ma anche indifferenziata, sono quei territori in regola coi versamenti. Situazione che non funziona più e che ha frustrato Gueli a tal punto da indurlo nelle settimane scorse a rassegnare le dimissioni. Al momento sciacca e cassonetti sono stati regolarmente svuotati, ma la spazzatura si trova all'interno degli autocompattatori e anche volendo non può essere conferita negli impianti. Insomma, stando così le cose, già domani i contenitori dei rifiuti rimarranno pieni di spazzatura, con tutte le conseguenze del caso, sia per il decoro del territorio, sia per i rischi di tipo igienico-sanitario. Sembrano ormai contate le ore di Sogeir. Occorre però conferire tutti gli impianti alla SRR, la società di regolamentazione dei rifiuti presieduta dal sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella. Conferimento che dovrebbe essere effettuato dal liquidatore Vincenzo Marinello, ma anche dal responsabile della Sogeir Impianti, Giovanni Indelicato. Inutile dire che c'è molta preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale di Sciacca. L'assessore Paolo Mandracchia sta seguendo la vertenza e più volte è intervenuto presso Sogeir affinché onorasse i suoi debiti nei confronti della ditta appaltatrice. Non abbiamo più neanche interlocutori, aveva detto nei giorni scorsi al nostro telegiornale l'imprenditore Enzo Bono, riferendosi proprio al fatto che Gueli si era dimesso. Il problema è che la fine di Sogeir e il passaggio delle consegne definitivo alla società di regolamentazione dei rifiuti rischia di non risolvere il problema, soprattutto se alla fine ci sarà sempre una questione di costi da sostenere per i servizi e gli impianti gestiti in comune tra i vari territori, questione questa al di sopra il piano Aro, che vede il comune di Sciacca gestire direttamente il servizio di raccolta e smaltimento. Ma l'emergenza tra le emergenze riguarda gli scarsi livelli di raccolta differenziata. Non ci sarebbe bisogno infatti di alcun tritovagliatore se si riuscisse a farla, un settore che occorre essere riorganizzato, gestito, divulgato attraverso quella campagna di sensibilizzazione che prima o poi, almeno si spera, dovrà partire.
Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro ai soci di una cooperativa che gestisce un albergo di Marinella di Selinunte in territorio di Castelvetrano. Il provvedimento disposto dalla Corte dei Conti è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. Nel mirino sono finiti i contributi pubblici richiesti per la ristrutturazione dell'albergo. C'è il servizio. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione d'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. È questa l'ipotesi di reato contestata dalla Corte dei Conti della Sicilia nei confronti dei 3 soci di una società cooperativa operante nel settore turistico ricettivo. Le erogazioni pubbliche oggetto di accusa riguardano contributi a suo tempo richiesti alla Regione Sicilia e allo Stato per l'ampliamento e la ristrutturazione di una struttura alberghiera situata a Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano. Ieri la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani e della Tenenza Castelvetranese hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro conservativo nell'ambito dell'attività istituzionale anticorruzione e di contrasto alla mala gestione delle risorse pubbliche. Provvedimento richiesto dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti. La vicenda si inquadra in un'indagine di polizia giudiziaria condotta nel corso del tempo dalle Fiamme Gialle di Castelvetrano. Indagine all'esito della quale erano emersi presunti profili di responsabilità sul conto della cooperativa proprietaria dell'albergo e dei soci. Alla luce delle risultanze emerse, con sentenza dello scorso luglio, i giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti siciliana avevano già accertato in primo grado la responsabilità amministrativa solidale in capo alla società beneficiaria del contributo pubblico ed in capo alle persone che avevano concorso in quello che gli investigatori ritengono essere stato lo sviamento dei fondi ricevuti dagli enti pubblici finanziatori. Soci condannati così al pagamento della somma di 4.689.000 euro in favore dell'assessorato regionale al turismo, dello sport e dello spettacolo, nonché della somma di 416.667 euro in favore del Ministero dello Sviluppo Economico. A seguito di ulteriori approfondimenti, disposti dalla Procura regionale della Corte dei Conti ed eseguiti dal Nucleo di Polizia Tributaria di Trapani, in aderenza alle norme introdotte dal nuovo Codice di Giustizia Contabile, i finanzieri hanno proceduto a dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro. Nel mirino sono così finiti i conti correnti riconducibili a 2 dei 3 soci della cooperativa, per un valore pari ad oltre 57.000 euro. Sequestrato anche il noto al complesso alberghiero ubicato in Marinella di Selinunte, nota zona balneare di rilevante interesse storico-culturale del litorale sud del Trapanese. Sequestrata infine anche una unità immobiliare sita a Castelvetrano per un controvalore complessivo pari ad oltre 5 milioni di euro. Danni del nubifragio dello scorso 25 novembre. I privati che hanno presentato l'istanza finalizzata ad ottenere il risarcimento devono procedere immediatamente all'aggiornamento della documentazione già prodotta. È quanto comunica oggi il dirigente della Protezione Civile del Comune di Sciacca, Aldo Misuraca. Sentiamo. È passato quasi un anno, ma l'iter per ottenere il risarcimento danni per l'alluvione del 25 novembre del 2016 a Sciacca è ancora in corso. Il dirigente della Protezione Civile del Comune di Sciacca, Aldo Misuraca, ha oggi diramato un avviso con il quale si invitano i privati che a suo tempo avevano presentato istanza ad aggiornare o integrare la documentazione. Iniziativa che fa seguito all'emanazione delle direttive da parte del commissario della Protezione Civile e che consente a tutti i cittadini, anche a quelli che non l'avevano fatto a suo tempo, di presentare ora l'istanza per l'eventuale risarcimento danni ricollegabili appunto all'alluvione del 25 novembre scorso. I tempi sono risicati, vista l'urgenza con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha richiesto al Comune di Sciacca la trasmissione dei dati relativi all'integrazione o alla presentazione delle nuove istanze. L'avviso e l'ordinanza del Capo della Protezione Civile sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca. I documenti sono stati inseriti nell'apposito link denominato Emergenza Nubifragio e nella sezione Avvisi. La trafila è ancora lunga, basti pensare che soltanto a febbraio è arrivata la delibera del Consiglio dei Ministri sullo stato di emergenza e che l'ordinanza che ha avviato le procedure per l'eventuale ottenimento del risarcimento danni da parte dei privati risale allo scorso mese di giugno.
Scuola, il consigliere comunale Salvatore Monte si fa portavoce di diverse segnalazioni ricevute in questi ultimi giorni da studenti frequentanti gli istituti scolastici della città. Due le problematiche che il consigliere riporta in una nota indirizzata all'amministrazione comunale: la necessità di completare il rifacimento delle strisce pedonali nei pressi delle scuole e la regolamentazione del traffico alla Perriera negli orari di inizio e fine delle attività scolastiche. Spero vivamente, conclude Salvatore Monte, che si possano adottare provvedimenti che garantiscano una viabilità più ordinata in una delle zone più frequentate della nostra città. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, detiene la delega allo sport e ha più volte dichiarato di amare lo sport, ma anche in questo caso continua a non dare risposta ai cittadini. A sferrare un nuovo attacco al sindaco e il consigliere comunale di Alternativa Popolare, Giuseppe Migliori, il quale fa notare come nessun intervento di manutenzione sia stato ancora effettuato allo stadio Gurrera Alternativo Giuffrè. Sindaco che viene accusata di non riuscire ad assicurare l'ordinaria amministrazione, visto che, osserva Migliori, adesso sono anche i cittadini che, per farsi sentire e cercare di ottenere una soluzione ai problemi da loro segnalati, sono costretti a ricorrere alle note ufficiali. Vaccinazioni: permane una situazione di incertezza riguardo agli obblighi di legge e agli adempimenti scolastici, lo ammette la stessa azienda sanitaria provinciale, che ha indetto per domani mattina una conferenza stampa alla presenza del direttore sanitario Silvio Lobosco, del responsabile del servizio Gaetano Geraci e del commissario Gervasio Venuti. La scorsa settimana l'ASP di Agrigento aveva pubblicato sul proprio sito internet il modello di autocertificazione che consente ai genitori di attestare le vaccinazioni effettuate o specificare motivi di omissione. Il modello, nel caso in cui non si presenti all'istituto scolastico il certificato delle vaccinazioni, consente ai genitori di poter fruire con il sistema dell'autocertificazione di un'alternativa da produrre alla scuola frequentata dal proprio figlio. Per la scuola dell'infanzia il termine è scaduto ieri, mentre per tutte le altre scuole scade il 31 ottobre. Case popolari in condizioni di degrado, anche a Santa Margherita Belice. La segnalazione arriva ad alcuni residenti delle quattro palazzine a suo tempo costruite dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento nel quartiere Carnevale. Sentiamo. Versano in gravi condizioni di degrado le case popolari del quartiere Carnevale a Santa Margherita Belice. La segnalazione arriva da uno dei residenti, che si trova a fronteggiare anche un grave problema di infiltrazione di acqua piovana dal tetto del proprio appartamento all'ultimo piano di una delle quattro palazzine realizzate tanti anni fa dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento. Problemi segnalati ripetutamente all'OIACP e anche al comune di Santa Margherita Belice, mai risolti. Insomma, la solita storia, comune anche a tanti alloggi popolari della città di Sciacca, è legata al fatto che l'Istituto Case Popolari non effettua le necessarie manutenzioni, anche di fronte a gravi infiltrazioni che generano problemi di sicurezza per quanti vivono all'interno degli appartamenti. A tutto ciò si aggiunge il degrado in cui versa il quartiere Carnevale, dove si trovano le case popolari. Nella stagione invernale, ci è stato riferito, il piazzale si allaga ed è impossibile transitarvi anche perché i tombini non vengono puliti. Ma è stato evidenziato anche un problema di sicurezza legato all'impianto della pubblica illuminazione, con fili elettrici volanti, alle grondaie che andrebbero sistemate, alla presenza di Ethernet sui tetti. Una zona abbandonata, anche sul fronte della pulizia delle erbacce, dove vengono poi abbandonati i rifiuti di ogni genere. All'Istituto Autonomo Case Popolari, ma anche al Comune di Santa Margherita Belice, per quanto di propria competenza, vengono chiesti interventi volti a risolvere le varie problematiche e migliorare le condizioni della zona delle case popolari, dove vivono diverse famiglie. Consorzio universitario: non saranno attivati i primi anni dei corsi di laurea in beni culturali, architettura e giurisprudenza. L'incapacità di trovare soluzioni condivise tra università e politica ha portato alla fine del polo agrigentino, commenta la UIL, ed è durissimo l'attacco alla deputazione regionale e nazionale agrigentina. Sentiamo. Per la prima volta, in occasione dell'inizio del nuovo anno accademico, al Consorzio Universitario di Agrigento non saranno attivati i primi anni dei corsi di laurea in beni culturali, architettura e giurisprudenza. Si complica la situazione del polo universitario agrigentino, rispetto alla quale si registra oggi la dura presa di posizione della segreteria provinciale della UIL. L'incapacità del mondo accademico e di quello politico di trovare una soluzione ha portato alla fine del polo agrigentino,
con la chiusura di 3 corsi di laurea. E questo è il duro commento del sindacato, da anni in prima linea nella battaglia per salvaguardare il consorzio universitario. Una parabola discendente ha portato il fiore all'occhiello della cultura e della formazione per i giovani della provincia di Agrigento praticamente all'anno zero, commenta la UIL, per la quale tutti i soggetti in campo hanno delle responsabilità e vengono accusati di aver utilizzato l'avamposto agrigentino per carriere politiche. Sarà un caso, far notare a tal proposito il sindacato, ma oggi il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, è candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra e il professore Gaetano Armao, ex presidente del CUPA, candidato anche lui quale vicepresidente del candidato alla presidenza della regione per il centrodestra, Nello Musumeci. Un fallimento ormai conclamato in tutta la sua gravità, osserva ancora il sindacato, per il quale grandissime responsabilità politiche ricadono anche sull'attuale vicepresidente della regione Mariella Lobello e su tutta la deputazione nazionale e regionale agrigentina, che non ha fatto nulla per trovare una soluzione condivisa tra Università di Palermo e di Agrigento. In conclusione, un'amara riflessione: i giovani agrigentini non saranno formati e resteranno fuori. Forse questo territorio merita soltanto assistenza per la terza età e accoglienza ai disperati, conclude la segreteria provinciale della UIL. La quantità di olio di oliva rischia di ridursi a causa della prolungata siccità e delle alte temperature estive. La stagione olivicola si preannuncia difficile dunque per i produttori del territorio. L'auspicio è quello che un po' di pioggia settembrina possa permettere alle piante di riprendersi, al frutto di crescere un po' e di salvare la stagione, afferma ai nostri microfoni Leonardo Catagnano, panel leader degli oli extravergine di oliva siciliani, che poi invita le aziende a puntare sulla promozione. Sentiamo. Stagione complicata per i produttori di olio del territorio. La prolungata assenza di piogge rischia di compromettere in maniera decisiva la stagione olivicola 2017. I tanti mesi di siccità e la caldura estiva potrebbero prolungare una crisi nella produzione già in atto dallo scorso anno. La qualità dovrebbe essere sempre buona, mentre la quantità potrebbe ridursi drasticamente. Coltivatori, produttori e frantoiani si augurano un po' di pioggia che al fotofinish possa permettere di recuperare la stagione. Auspicio condiviso anche da Leonardo Catagnano, panel leader degli oli extravergini di oliva siciliani e dirigente dell'assessorato regionale alla pesca. Quantitativo si parla già di un calo diffuso, anche consistente in alcune zone per alcune varietà, per problemi legati probabilmente alla fase della stagione. La biancolilla in questo territorio penso invece che regga e che non abbia decurtazioni di produzione. E la lunga siccità e soprattutto le altissime temperature per tempi prolungati, che hanno fatto soffrire tantissimo noi come esseri umani, ma anche ovviamente le essenze vegetali e quindi l'olivo, nonostante le barriere naturali che pone questo tipo di problema, ci sono e si faranno sentire, soprattutto se non arriveranno le piogge non consistenti evidentemente, ma delle piogge che consentono alla pianta di lenire, di attenuare quelle che sono state le sofferenze di questi mesi. E penso che possono essere tutti i presupposti per recuperare molto di quella che è la stagione ed arrivare anche a una produzione discreta se ci sarà ci saranno queste condizioni. Altre varietà invece delle decurtazioni, dei cali di produzione li avranno sicuramente. Fondamentale per le aziende del territorio puntare sulla promozione del proprio prodotto. Noi viviamo in un contesto dove c'è un consumo locale che è molto elevato, e il consumo della porta accanto, del conoscente, il consumo familiare, una frammentazione tipica delle aziende che non dà grande produzione, grande massa di prodotto da vendere. È comunque una condizione che è cambiata, cioè ci sono molte più aziende adesso che sono vocate che sono sul mercato e tante altre se ne affacciano di nuove. Io dico che negli anni qualcosa cambia, è cambiato, qualcosa continuerà a cambiare e da questo punto di vista penso che c'è una maggiore attenzione.
attenzione verso una valorizzazione commerciale del prodotto. Questa c'è stata, continuerà ad esserci e secondo me va in qualche modo sostenuta da chi opera nel campo della ricerca, della divulgazione, perché l'impresa comunque deve avere dei punti di riferimento, soprattutto laddove non è possibile investire di proprio in tecnologie, in miglioramenti, in sperimentazione, quindi è lì il ruolo del pubblico. E questo c'è stato, forse c'è un periodo di stasi in questa fase, il miglioramento deve continuare perché noi ci relazioniamo sempre con gli altri che corrono. Cultura, 6 lungometraggi, 20 cortometraggi, 11 documentari sono i numeri delle tre sezioni in concorso dello Sciacca Film Fest edizione 2017, la decima che dopo la fase celebrativa del mese di agosto entra nel clou con il concorso vero e proprio e con tutte le altre sezioni calate nella 5 giorni del festival. Festival che aprirà i battenti domani, che durerà fino a domenica 17 settembre. Ci sarà spazio come sempre per il cinema, per la musica, gli incontri con gli autori, gli ospiti d'eccezione, i tributi a personaggi del cinema classico. Sentiamo. Entra nel vivo con la fase dedicata al concorso lo Sciacca Film Fest edizione 2017, la decima, che ad agosto ha avuto una lunga parentesi celebrativa. Da domani fino a domenica 17 lo Sciacca Film Fest proporrà ai cinefili e non i 6 lungometraggi, i 20 corti e gli 11 documentari in concorso. Entra nel vivo il festival con la sua materia che è il cinema, e quindi, ma non sarà solo cinema, come al solito il nostro è un grande contenitore all'interno del quale ci sono tantissime cose, presentazioni di libri, concerti, drammatizzazioni, omaggi, ma soprattutto il cinema. E il cinema è declinato in tre sezioni in concorso, delle sezioni importanti, con film, molti film inediti, e per cui sarà l'occasione per i cinefili di poter godere in prima assoluta di tutta una serie di film che non sono ancora usciti.
Qualcuno viene direttamente da Venezia, altri da Cannes, altri ancora da altri festival importanti italiani che hanno avuto tanto successo. La prima fase è stato un momento celebrativo dello Sciacca Film Fest, si festeggia il decennale. Da questo punto di vista, come ha risposto la città? Qual è il bilancio di questa prima iniziativa? No, io sono molto soddisfatto. Intanto eravamo in due luoghi. Voglio ricordare che all'interno dell'atrio comunale, che è una splendida location che ben si prestava alle proiezioni, abbiamo fatto una serie di opere per ripercorrere il cammino del festival negli ultimi 10 anni. Con nostra grande soddisfazione, o eravamo avanti quando le abbiamo fatte oppure siamo in sintonia con i tempi, quindi diciamo le opere anche dal punto di vista formale del linguaggio, dell'espressione dei contenuti erano molto in linea nonostante i 10 anni. Qua alla Badia Grande ci sono stati dei concerti partecipatissimi, bellissime esperienze che speriamo di ripetere. Adesso abbiamo concentrato un po' il tutto come nostro costume, potendo contare su più spazi naturalmente, e quindi il bilancio io lo ritengo molto positivo. Sicuramente il festival, se cresce, dovrà allargarsi anche a più spazi all'interno della città. Un festival, hanno ribadito Sino Caracappa e Davide Schittone della Vertigo, che punta da sempre a dare spazio ad autori e registi che poco ne avrebbero in altri festival più blasonati e che da 2 anni non riceve nessun contributo regionale. Abbiamo degli eventi importantissimi, abbiamo degli omaggi dedicati a persone scomparse, abbiamo tanti attori che si sposteranno, ripeto, gratis, e verranno allo Sciacca Film Fest per la gioia di partecipare e di rendere omaggio a questi autori. È una cosa che mano a mano, come dire, noi aggiorneremo in questi giorni. Apriremo con Guia Aiello, che è la più importante attrice di teatro siciliana, spesso prestata al cinema come in questo caso, con un'opera che ancora è stata trasmessa solamente al Festival di Taormina e che adesso nella sua stesura definitiva sarà a Sciacca. Poi vi aggiorneremo ogni giorno. Come si fanno 10 anni di festival a Sciacca? Come si fanno 10 anni a non sentirli? Devo dire, ci rimane l'entusiasmo e ci ha mosso solamente l'entusiasmo, solo che questo adesso non basta più, ci vuole altro. Sino Caracappa da tempo cerca spalle in questo senso, cosa sente di dire in merito, assessore? Sicuramente questa amministrazione è particolarmente sensibile a quelle che sono le iniziative culturali. Noi ringraziamo Sino Caracappa per quello che ha fatto finora e per quanto ha investito proprio a livello di forza anche umana nella cultura, e ha dato vita anche all'estate saccenza, perché questa diciamo collocazione, questo sdoppiamento dello Sciacca Film Fest, che ha avuto spazio nell'ambito dell'atrio comunale, ha sicuramente rivitalizzato il centro storico e in qualche modo incentivato la gente ad avvicinarsi alla cultura, e quindi è importante che queste iniziative vadano valorizzate e che trovino il loro spazio anche nella collaborazione delle istituzioni comunali. E si svolgerà questa sera all'Arena Giardino della Multisala Badia Grande di Sciacca la rassegna I Corti del Gattopardo. Per la direzione artistica di Raimondo Crociani, celebre montatore di diversi film di Ettore Scola. 10 corti che a partire dalle ore 20 saranno proiettati. Le opere in concorso saranno giudicate dalla giuria composta dalla docente Francesca Gravante, dallo scrittore Enzo Randazzo e dalla docente Anna Maria Viola. L'iniziativa inserita nell'ambito del cartellone dello Sciacca Film Fest è organizzata dall'associazione culturale Il Corto.it di Roma. Adesso spazio alla Mondadori. Un paese che ha perduto se stesso non fa sconti all'Italia di oggi. Giampaolo Panza, che a 81 anni si concede il lusso di affermare: io ho dato, adesso fate voi. Rispetto ai primi decenni del dopoguerra non sembriamo una nazione in declino, anzi. Al di là dell'apparenza, però, abbiamo perso in libertà, intraprendenza, senso del bene pubblico. Come siamo arrivati a questo punto? E soprattutto, ci resta una chance per salvarci dal baratro? L'Italia non c'è più. Come eravamo, come siamo. Di Giampaolo Panza, edito Rizzoli. Adesso vi raccontiamo la storia di Calogero Carlino, detto Molinedda, che a 71 anni continua ad essere protagonista delle più importanti gare automobilistiche. Ce ne parla Massimo D'Antoni.
A 71 anni, Calogero Carlino, detto Mulinedda, mitico protagonista di tante cronoscalate Sciacca Montecronio, continua a dimostrare la sua grandezza oltre alla sua straordinaria passione. La storia di Calogero Carlino merita di essere raccontata perché testimonia l'anima battagliera di un uomo che ha fatto dello sport automobilistico un'autentica ragione di vita. Queste immagini si riferiscono alla partecipazione di Calogero Carlino alla gara di domenica scorsa all'autodromo di Pergusa, valevole per il campionato italiano bicicletta cilindriche special car. Dopo le prove del sabato, che lo avevano visto partire in settima posizione, in gara 1 Calogero Carlino si è classificato al quarto posto finale, subito dietro piloti molto più giovani di lui e al campione italiano in carica, Cuomo. In gara 2, dopo essere partito in terza posizione, già alla prima chicane Mulinedda si trovava secondo e a lungo in testa. Ha dominato la gara, insomma, e forse l'avrebbe anche vinta se ad un certo punto non fosse stato involontario protagonista di un fuoripista e di un successivo testacoda poco prima della chicane intitolata al grande pilota tedesco Michael Schumacher. Situazioni che lo hanno trascinato nelle retrovie, costringendolo a completare la gara difendendo il settimo posto finale. Calogero Carlino ha accumulato ben 50 anni di esperienza nel mondo delle corse, accompagnato dalla voglia di mettersi in gioco con una passione straordinaria per le Fiat 500 bicilindriche. Da una vita, infine, le auto da corsa di Calogero Carlino vengono preparate dai fratelli Marino. E si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Per gli aggiornamenti alle altre edizioni, buon pomeriggio. Potete rivedere questo telegiornale alle